Carissime amiche, carissimi amici della Holden, non posso venire, sono al Festival di Cannes, però vi mando questo saluto e messaggio. Ho pensato di regalarvi un po' di frasi che ho in giro qui nel posto dove io scrivo, vedo i film, registro, faccio di tutto. Frasi che stanno lì, alcune da anni e anni. La prima, per esempio, è questa qua, di Michel de Montaigne, il grande umanista francese. Ogni altra scienza è dannosa a colui che non ha la scienza della bontà. Questa frase vi può servire per tutta la vita da adesso in avanti. Se ci spostiamo da quest'altra parte, qui ce ne sono molte altre. Per esempio, questa qui, piccolina qui. La diceva nel film Angelo di Lubitsch, la diceva Marlene Dietrich. E Marlene Dietrich diceva: quando l'inizio di una cosa è molto bello, mi chiedo se la fine conti. Allora bisogna iniziare molte cose belle, che è un bel augurio per tutti voi. O quest'altra, questa qui è in tedesco e è curioso perché viene attribuita quasi tutti a Eleonora Duse, ma secondo me è di Nietzsche. Perché dice, vediamo se il tedesco funziona, wo du nicht lieben kannst, geh vorüber. Dove non c'è amore, vai più avanti. Grande frase. Questa è stupenda di Robert Frost, grande poeta americano. It was when I said there is no such thing as the truth that the grapes seemed fatter, the fox ran out of the hole. Bellissima, bellissima, questa qui è la sorpresa, la cosa inattesa, stupenda. È stato quando mi sono detto che non c'è niente che sia verità, che i grappoli mi sono sembrati più belli, più forti, più robusti, più grossi, e la volpe è corsa via dalla tana. Questa qui, questa è magnifica, questo è T.S. Eliot. Quattro quartetti. We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. Cioè, non cesseremo mai di esplorare le esplorazioni, e alla fine di tutto il nostro esplorare arriveremo là dove siamo partiti e conosceremo il posto per la prima volta. Poi in questi giorni mi è venuto un attacco di classicite e mi sono messo a leggere e rileggere, che l'ho letto parecchi anni fa, la Madame Bovary, e ho scelto, io sottolineo i libri, ho scelto alcune frasi. Per esempio, non bisogna mai sentirsi tristi, e dice giustamente Flaubert, si sentì triste come una casa dopo uno sgombero. Madonna mia, che tristezza! Oppure, questa qui è bellissima. Sempre sulla tristezza, aveva abitualmente, Emma, aveva abitualmente agli angoli della bocca quella immobile contrazione che segna il volto alle zitelle e agli ambiziosi delusi. Mai, mai avere sul volto quelle contrazioni, lì si invecchia in fretta, in frettissima. E poi quest'altra cosa, qui sempre sulla tristezza, ma dopo ne vengono alcune più belle. Povera piccola donna, spasima dal bisogno d'amore come una carpa dal bisogno d'acqua su un tavolo di cucina. Ma pensa che tragedia! Quest'altra è stupenda, forse la più bella di tutto il libro. La parola umana è come un paiolo incrinato su cui veniamo battendo melodie atte a far ballare gli orsi quando vorremmo intenerire le stelle. Cercate di non battere sul vostro paiolo le melodie per far ballare gli orsi. Anche questa qui ci si può ripensare sopra. Il più mediocre libertino ha sognato sultane. Ogni notaio porta dentro di sé i rottami di un poeta. Eh no, questa no. Sentite le ultime. Questa qui. Ah, di Nietzsche, questa è terribile, terribile. Gli uomini possono essere crudeli, le donne lo sono. Le donne sembrano sentimentali, gli uomini invece lo sono. Questa qui è un po' lunga, ma bellissima. È di Orazio. Qui è in latino.
ve la traduco intanto che la vedete. Tu non ti chiederai, è terribile e delittuoso saperlo, quale fine avranno decretato per te o per me l'Euconoè, che è la ragazza. Non vorrei sapere quindi quale fine gli dèi ci hanno decretato, ci hanno stabilito, e non lo cercherai nei numeri babilonesi, cioè come nei tarocchi. Ah, quanto di meglio sarà patire quel che sarà, sia che Giove ci avrà dato, regalato molti inverni, oppure questo sarà l'ultimo, quello che adesso sfianca con le sue onde il mare Tirreno, sapias vina liques. Sì, saggia, versa il vino et spatio brevis spem longam reseces, e dentro uno spazio breve mettici dentro una lunga speranza, dum loquimur fugerit in vita etas. Mentre noi parliamo, questa nostra età che ci scappa via, di cui siamo invidiosi, se ne va. E poi il finale, che tutti conoscono quelle due parole lì, carpe diem, quam minimum credula postero. Afferrati il giorno, il tempo, il momento, quanto meno speranzosa di quel che sarà. Per finire in gloria, ho una bellissima poesia di uno dei grandi e sconosciutissimi autori italiani, si chiamava Anacleto Bendazzi, che era un prete, Don Anacleto Bendazzi. Scrisse un libro con l'anagramma del suo nome e cognome. Anacleto Bendazzi scrisse Le Bazzecole Andanti, e ne fece una magnifica col verso più bello di tutte le letterature di tutto il mondo. A Pelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo, e i pesci venivano a galla per vedere la palla di pelle di pollo da Pelle, figlio d'Apollo. E fin qui la sappiamo tutti. Ma quel pollo, chi mangiollo? Ecco qua, pel padre Apollo, presto a Pelle, suo rampollo, cosse il pollo messo a mollo. Tutte rime in ollo. Fece poscia un picciol collo, cioè un pacchettino, un picciol collo, e trovate un francobollo sopra il collo per Apollo con la colla, collo, collo. E questo è il verso più bello di tutte le letterature mondiali. Con la colla, collo, collo, colla, colla, collo, collo, tutto attaccato invece lo collo, collo. Poi dubbioso su quel bollo, portò il pacco per controllo alla posta ed inoltrollo con il pollo del rampollo. Presto Apollo fu satollo. O lettor di rime in ollo, sei tu pure già satollo? Fino al collo, sollo, sollo, che è lo so, lo so. Sonlo anch'io, per cui qui crollo, contracollo a rompicollo. Viva Don Anacleto Bendazzi. L'ultimissima è questa qua che sta in cima al computer. Ed è del grandissimo Kurt Vonnegut. Siamo qui sulla terra per andare in giro a cazzeggiare, non date retta a chi dice altrimenti. Questa, se anche vi siete dimenticate tutte le altre, questa la potete tenere a mente facilmente. Bene, statemi bene e ricordatemi nelle vostre preghiere.